Oggi è facile avviare una testata e poi diciamo crescere nel corso del tempo e trasformarla da magari un'avventura un po' come un blog a una vera e propria testata giornalistica, oppure premia la professionalità e partire quindi subito con un business plan molto chiaro, con le idee molto chiare su dove si vuole arrivare? Io credo che le nuove tecnologie consentano di arrivare in tempi rapidi, con facilità, a un pubblico potenzialmente molto ampio. Consentono però. Poi c'è bisogno di avere prima di tutto un'idea forte, distintiva. Secondo, un pubblico di riferimento, cioè sapere a chi ci si rivolge. Internet, come si sa, è un luogo soprattutto di nicchie, di piccoli gruppi. Non è vero che internet è il luogo della massa. Piccoli gruppi che si aggregano intorno a interessi specifici. Quindi chi fa editoria o informazione digitale deve avere queste due cose, io credo. Prima di tutto una buona idea, un'idea interessante. E secondo, sapere con precisione a chi ci si rivolge. Poi c'è un lavoro ovviamente di promozione in rete che ha suoi mezzi specifici. Noi per esempio con una rivista Utopia che abbiamo appena lanciato con gli editori europei stiamo cercando di collegarci in Europa con una serie di altri siti interessanti e stabilire delle alleanze su internet di visibilità reciproca. Ecco, io penso quindi che siano grandi opportunità. Ma dire una grande opportunità non vuol dire che sia più facile, anzi per certi versi è ancora più difficile, c'è un'apertura maggiore a potenziali newcomers entranti, ma questi devono poi affrontare tutta una serie di problemi e di questioni rilevanti. Io penso che allo stato ancora le possibilità dell'editoria digitale sono pochissimo sfruttate, gli ebook sono generalmente gli stessi testi che sono su carta riversati in formato digitale. Noi abbiamo cominciato come la terza a fare una serie con una Repubblica che si chiama iLibra, dove sono enhanced ebooks cosiddetti, cioè gli ebook arricchiti con materiale video e audio, diciamo, che ha una sua logica, una sua coerenza editoriale. Bisogna, io credo, lavorare molto. Noi stiamo per dar vita a un esperimento importante di streaming, un club che si chiama Lea, Libri e Altro, dove si accederà ai libri attraverso l'abbonamento come Spotify e si creano, credo, spero, comunità e avremo contenuti aggiuntivi. Sono esperimenti importanti da fare, innovativi, che l'editoria comincia a fare, ma siamo ancora all'inizio. Per un autore emergente oggi la via del appunto iniziare con un ebook può essere una, se non scorciatoia, comunque può aiutare la diffusione della propria opera, oppure in realtà non è cambiato molto da questo punto di vista? Ma negli ultimi anni è esploso il fenomeno del self-publishing e quindi gli autori emergenti hanno trovato certe volte una fortuna attraverso questo modo di pubblicarsi spontaneamente. Detto questo, si è fatto un po' di retorica del self-publishing. Io credo che anche lì i filtri siano fondamentali. Non è vero, come alcuni sostengono, che internet sia il luogo del regno della libertà. Ogni fruizione richiede una selezione, richiede un'autorialità, richiede di mirare a un certo pubblico, e in questo i mediatori culturali non saranno più quelli vecchi, ma ci vogliono dei nuovi mediatori, e già ci sono dei mediatori culturali nuovi anche sulla rete.